Quali sono le moto che vi sono piaciute di più di quelle che hanno presentato a EICMA? In questo video vi dirò quali sono le due moto che hanno attirato la mia attenzione. Ciao ragazzi, bentrovati e benvenuti a questo nuovo video. Oggi è il 20 novembre, mercoledì, è pomeriggio. Non era prevista questa uscita, ma visto che dopo 3 settimane di pioggia finalmente si è presentata un pomeriggio, oserei dire bello dal punto di vista meteorologico, ho preso la moto e sono venuto a fare una giratina. Giratina tranquilla, senza allontanarmi troppo da casa e senza infilare in posti troppo complicati, perché ho fatto una pesante manutenzione alla motoretta, alla moto cazzeggio, a becchi, e devo verificare che tutto sia a puntino. Ne approfitto per tornare a vedere un posticino bellino che ho visto la settimana scorsa e mi ero ripromesso che ci sarei tornato. Qui per i curiosi siamo nella zona tra Vescovado de Murlo e Buonconvento, la zona accanto alle miniere di Murlo, tanto per capirci. Ecco il posto che avevo visto, è questo campo. Pensavo ci fosse una traccia che andasse di là, perché credevo che quella fosse una specie di sentiero, ed invece non c'è nulla. Ne approfitto per fare un'ispezione. Oh, vedi bene, vedo che c'è del liquido lì, ma non capisco da dove possa provenire. Non è che per caso mi c'è rimasto quando ho fatto il rabocco? Ad ogni modo, il problema era una piccola trafilazione di olio da qua sopra, perché lì c'è l'alberino che muove la girante della pompa dell'acqua e c'è un cuscinetto con due paraoli. In pratica arrivava l'olio del motore, passava da paraoli e poi veniva spurgato fuori. Ho cambiato i due paraoli. Inoltre gli ho montato un paracoppa leggermente più grosso, più protettivo. Niente di che, ma quello che c'era era in condizioni veramente disperate, per cui l'ho preso con 60 euro e l'ho comprato. L'altra cosa, le gomme, ho cambiato anche quelle. Queste sono delle Metzler 6 Days Extreme, me le hanno consigliate in tanti, dovrebbero durare, dovrebbero assicurare un buon grip, e quindi vedremo col tempo come vanno. Questa per inciso è la seconda volta che le uso. Si accende come un orologio svizzero. Anche qua c'è un bel posticino, sarebbe da esplorare, ma sono da solo e non mi fido minimamente. Qui c'è il tratto hard enduro. Hard si fa per dire, hard per me che sono una pippa. Scendo un po' qua giù a vedere com'è. Oh, questa terrina così. Meno male c'ho ste gomme. Non mi fido, non mi fido. Sono da solo, meglio non rischiare. Ad ogni modo, veniamo a parlare di EICMA e delle due moto che hanno attirato fortemente la mia attenzione. La prima, ma tanto se leggete il mio blog sapete già qual è la Husqvarna 701 LR, dove LR sta per long range. Hanno preso una 701, gli hanno aggiunto un serbatoio davanti, gli hanno incurvato la sella, quindi non è più una sella dritta come questa moto qua, quindi come le moto racing. In totale ci si possono mettere ben 25 litrozzi di benzina, ma la figata è che uno decide all'occorrenza quale dei due serbatoi utilizzare, ossia se usare solo il serbatoio frontale, quindi magari su guida su asfalto alzare un po' il baricentro non dà troppo fastidio, oppure se usare solamente quello dietro, in modo da non alzare il baricentro e quindi guidando un posti come questo il peso quasi non si avverte. La potenza è rimasta invariata, 74 cavalli, che considerando il peso di 155 a secco direi che ne fanno una motoretta veramente molto molto interessante. Mentre lì a salire vedete quel viottolo che sale, è dove osano gli audaci, ma io non oso e non sono audace, quindi non ci vado. Questa è roba che chi fa enduro vero la fischia con gli occhi chiusi. La 701 costa 10.700 euro senza accessori, un prezzo che io definirei equo considerando tutto. Ora qui non so dove devo andare.
L'altra moto che è stata presentata e che è molto molto graziosa, premesso che è ancora un prototipo e quindi si può dire ben poco, è un'altra squarna, ossia la 901 Norden. La Norden di fatto sarebbe la rivisitazione Husqvarna del KTM 790 e per questo è molto molto interessante. Da quello che si sa è stata aumentata la cilindrata un attimino, quindi sicuramente i cavalli da 95 sono aumentati, saranno intorno a 105-110 immagino. Oh, qui ci sarà anche la Fiat Win, non ci sarà problema. Magari qui, easy, perché questa breccia, sassi, sta anche dando in terra. Rimane quindi da capire quale sarà il peso effettivo di questa moto, naturalmente il prezzo, e poi se realmente mantengono questa estetica oppure magari, visto che ci sono, lavorano un attimino sul faro davanti, perché quel faro tondo in stile Transalp forse è l'unico dettaglio stonato di tutta la moto. Oddio, anche le barre di protezione non è che sono bellissime, ma comunque quelle si tolgono e ci se ne mettono delle altre. Vedremo comunque tecnici Husqvarna quello che sforneranno con questa Norden. E il motivo per cui vi ho parlato di queste due moto è perché realmente sono quelle che mi hanno attirato di più, ma poi, a parte il fatto che mi hanno attirato, effettivamente potrebbero essere due papabili candidate a diventare la mia prossima moto, perché come ho scritto nell'articolo del blog, effettivamente io due moto non le posso tenere, le terrò per qualche mese, farò un piccolo sacrificio perché purtroppo lo spazio che ho a disposizione è veramente poco, ma poi verso aprile maggio questa la rivendo e a quel punto devo capire un attimino se rimanere con l'Africa o se prendere un mezzo che appunto abbia delle potenzialità maggiori in fuoristrada come appunto il 701, ma che allo stesso tempo mi farebbe soffrire nel viaggio, ma siccome io viaggio poco non sarebbe un grosso problema, oppure se rimanere comunque nel segmento della Maxi Enduro, e la Norden ovviamente sarebbe la miglior candidata. Naturalmente tutto questo è ancora in fase embrionale, per ora queste sono solamente supposizioni. Sì, è vero, ho messo gli annunci, ma giusto per cazzeggio, perché tanto da quello che ho visto nessuno al momento è interessato. Insomma, non vi nascondo che per il momento le idee le ho un attimino confuse e devo capire bene, devo effettuare con attenzione le mie scelte future e questo dovrebbe essere l'ombrone a regola. Sono venuti già a pulirlo il ponte. Qui da noi il tempo effettivamente non ha schiacciato, eh? È venuta giù tanta acqua. Sono esondati quasi tutti i fiumi toscani. Per fortuna l'Arno non ha fatto danni, ma anche lui era lì, eh? Porca puttana, che moto c'è qui, merda, cazzo, affanculo. E vabbè, pazienza, mi smerderò un attimino. E qui è tutta la piana che ha fatto, quello è il fiume, è entrato tutto qua sopra, tutto questo piano, incredibile. Vediamo ora come me la cavo, per scappare. Ah, non ci sta il ritmo. Porca puttana! Ho anche perso il filo del discorso. Ad ogni modo io penso che da ora fino a marzo-aprile rimarrò nella situazione in cui sono, poi arrivata a quella data con le idee un po' più chiare deciderò cosa fare. Chissà se ci si arrabbia. Ma io provo, al limite mi ammazzo.
Sono venuto su bene, dai, è duro, poi c'è il sasso. Ad ogni modo, a parte il fango, non vedo perdite di nessun genere tra liquido e olio, quindi sono abbastanza soddisfatto del lavoro eseguito. Ad ogni modo, quello che volevo dire riguardo Ikmal, l'ho detto, non ho quindi da aggiungere altro. Quindi da questo momento poi semplicemente starò zitto, anche perché penso di rifare esattamente la stessa strada al ritorno, e se mai così non fosse lascerò scorrere le immagini. Ciao a tutti e alla prossima!